È stato catturato a Marianella all'interno di un'abitazione, era con una compagna, non ha opposto alcuna resistenza. È un lavoro stellare. Si parte da uno, poi si arriva a un altro elemento. Nel primo pomeriggio c'è stata una fibrillazione che ci ha consentito di intrecciare dei dati e di arrivare a quella abitazione. Stava mangiando un piatto di pasta e si è arreso con i gatti, insomma, la preoccupazione maggiore era per i gatti, insomma. È stato catturato a Marianella all'interno di un'abitazione, era con una compagna, non ha opposto alcuna resistenza, stava mangiando un piatto di pasta e si è arreso con i gatti, insomma, la preoccupazione maggiore era per i gatti, insomma. Contribuito alle indagini la persona che si è costituita oggi in questura? Guardi, questo è oggetto di indagine. Voi vi chiederete come mai il coso. Noi abbiamo detto una cosa: nel primo pomeriggio c'è stata una fibrillazione che ci ha consentito di intrecciare dei dati e di arrivare a quella abitazione. La posizione della compagna? Una compagna, anche se voglio dire, c'è un rapporto di fatto che in questo momento non ci consente di trarre in arresto, anche se non è formalizzato nella cosa, però una convivenza di fatto sicuramente incide sulla decisione, ma ci sono ancora i magistrati sopra che stanno vagliando le singole posizioni. La strategia, diciamo, quella che secondo me alla luce delle cose viene è la mimetizzazione, questa capacità di essere, di mimetizzarsi dagli altri senza evidenziarsi né dal punto di vista delle case, dal punto di vista delle macchine, dal punto di vista dell'abbigliamento. Una vita ordinaria. No, nessun bunker. Credo che sia una iniezione di fiducia per la comunità, non con l'arresto sicuramente. Si è inferto un duro colpo, i problemi di questa città, che è una città bella ma con tante problematiche, però una cosa voglio evidenziare, segno della sinergia, guardate che la sinergia è valore aggiunto, io credo che sia questa non la ricetta magica ma il percorso che secondo me deve essere fatto, la grande sinergia senza posizioni corporative ma con l'unico obiettivo di raggiungere un risultato. Questo lo stiamo facendo non solo con la cattura del latitante ma lo stiamo facendo anche sulle indagini, su tanti fatti che si stanno evidenziando in questi giorni, anche per quanto riguarda le bombe, le sparatorie. Noi ogni giorno analizziamo i dati, ci raccordiamo e ci coordiniamo per calare sul territorio una rete coordinata di controllo del territorio, ma anche dal punto di vista investigativo, coordinandoci, perché il lavoro di coordinamento probabilmente è anche superiore al numero di risorse che uno chiede sempre. Noi dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. È un lavoro stellare. Si parte da uno, poi si arriva a un altro elemento. Ci vuole un po' di tempo, è stato catturato soltanto qualche ora fa. Su questo non ci chiede di niente perché questo è coperto ampiamente dall'attività investigativa. Non bene.